Sì, abbiamo mister Lunardon per analizzare questo pareggio che è un po' amaro, perché Piacenza fosse pugilato avrebbe certamente vinto i punti, purtroppo è calcio, quindi contano i gol ed è finita 1-1 allo stadio Garibi. Ecco mister, come vede questo pareggio? Anche lei l'amarezza che abbiamo noi per questo risultato finale che forse non è veritiero di quello che si è visto in campo? Assolutamente no, sono 2 punti persi. Abbiamo sviluppato un amore di gioco superiore all'Olbia e purtroppo siamo rammaricati che non abbiamo finalizzato tutte le occasioni da gol create. Ecco, siete partiti con il 4-3-3 e avete iniziato ancora senza Babbi, che è la punta di ruolo, ma anche senza altri giocatori importanti come Corradi. Poi la squadra ha iniziato molto bene lo stesso. Nella prima parte c'è stato Visconti che è stato un po' una spina nel fianco per la difesa dell'Olbia, però come hai detto giustamente tu, forse ci è mancato il gol in quella prima fase dove avevamo in pugno il gioco. Sì, sì, ci è mancato il gol, ce lo siamo appena detto, che abbiamo creato tanto e abbiamo finalizzato poco, ma detto questo i ragazzi hanno fatto una grande partita, noi siamo contenti di quello che hanno messo in campo oggi. Comunque hanno dato una risposta alla prestazione non brillantissima di Pistoia e niente, continuiamo a lavorare. Parlare del singolo, secondo me Visconti ha fatto una buona gara, certo, ma chi è che ha fatto male oggi? E quindi bisogna continuare a lavorare. Domenica ci aspetta un'altra bella partita e dobbiamo essere pronti per affrontarla. Ci sono 2 analisi che vorrei fare però con te. La prima è che paghiamo troppo spesso situazioni, colpi di testa di questo tipo, situazioni di palla inattiva, e la seconda che purtroppo non è la prima volta in cui il Piacenza crea tanto ma poi raccoglie poco in questo campionato. Ma non abbiamo preso gol su palla inattiva oggi però, detto questo purtroppo su un cross laterale sono venute meno alcune cose, abbiamo preso gol, ma da lì in poi abbiamo continuato a lavorare e cercare di fare una partita propositiva come l'avevamo iniziato a fare già da subito nei primi minuti. E il gol, te l'ho detto un attimo fa, noi siamo tutti rammaricati perché si è creato tanto, i ragazzi primi in primis si sono avvelenati perché si è creato tanto e si è concluso, purtroppo si è concretizzato poco, quindi anche loro sono consapevoli di questa cosa. Verso l'ora di gioco hai ridisegnato un po' il Piacenza, sei partito col 4-3-3, poi hai cambiato modulo, mi pare di capire che alla fine abbia giocato Babbi punta come punta unica col 4-3-1-2 o 4-3-2-1, scusami. Questa cosa 4-3-1-2 in verità, solo che un possesso ci schieravamo in modo per essere un pochettino più aggressivi nelle uscite e abbiamo continuato un po' tutta la partita in questa maniera, solo che con l'ingresso poi di Villanova, di la Mesta poi dopo probabilmente si è visto un po' meno. Comunque il modulo dall'inizio alla fine è stato quello, semplicemente perché in alcune situazioni ci schieravamo in maniera diversa solo per le aggressioni senza palla. E mister, è chiaro che è presto per guardare la classifica, ma guardandola il Piacenza paga colpe non sue, cioè quella di aver vinto col Livorno, che è una squadra che rischia di fallire, e quindi se dovesse fallire ci toglierebbero 3 punti dei 5 conquistati e chiaramente cambierebbe tutto il modo di vederla questa classifica e di analizzare anche questo pareggio, chiaramente. Certo, sono d'accordo con te assolutamente, però c'è ancora tanta strada da fare, i ragazzi sono in crescita, io vedrei il bicchiere mezzo pieno. Poi sicuramente quello che hai detto è vero, non è che ci nascondiamo dietro un dito. Detto questo, io trovo, voglio vedere le cose come detto un attimo fa, col bicchiere mezzo pieno, perché i ragazzi sono in crescita, sicuramente dobbiamo cercare più equilibrio, meno alti e bassi, è vero, però allo stesso tempo dobbiamo proseguire su questa strada e sono convinto che lo faremo. Domenica c'è una partita con una squadra importante che punta in alto in questo campionato, che è l'Lecco. Il Piacenza paradossalmente fa meglio in questo momento con le squadre ben attrezzate. Cosa ti aspetti? Intanto se ti aspetti di recuperare
qualcuno, parlo di te ovviamente come mister perché stai guidando la squadra in campo, ma parlo di te come insomma vice di Manzo che ci auguriamo torni per questa partita Lecco. Sicuramente è un avversario forte, l'abbiamo già visto, è un avversario che gioca bene al calcio, un avversario con tanti valori in tutti i reparti. Se guardi la rosa del Lecco è una rosa importante, ma con questo noi andiamo a darci le nostre armi. Di certo non possiamo andare a speculare un risultato, sarebbe sbagliato e sarebbe poco producente per il nostro percorso. Questo sicuramente, ma il fatto di recuperare Maio non è cosa da poco, perché sappiamo benissimo, abbiamo capito benissimo anche se sono passate solo 6 giornate quanto sia importante questo giocatore per voi. Francesco deve stare bene, Francesco ci dà la mano se sta bene, quindi deve recuperare, speriamo di farlo in perfetta possibile. Francesco è un giocatore importante per la squadra all'interno dello spogliatoio, quindi abbiamo bisogno che lui recuperi bene. L'ultimissima, poi ti lascio andare, anche perché insomma è giusto così dopo le fatiche della partita, seppur sei stato in panchina sappiamo bene da tensione nervosa. Ecco, abbiamo visto il Piacenza con vari moduli in queste prime 6 partite. In base anche un po' all'avversario, comunque sappiamo che un modo ci può dare una cosa e un altro modo ce ne può dare un'altra. Detto questo, questa domanda bisognerebbe farla al mister, io ho un'idea, ma la tengo per me. Va bene, ed è giusto anche che sia così. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite e ci risentiamo a questo punto. Speriamo con belle notizie dopo la partita con il Lecco. Grazie. Speriamo, grazie mille. Buona serata a tutti, arrivederci.